Eccolo qui, questo è l'ultimo tratto durissimo che porta alla salita, che porta alla cima, una salita dove immaginate in 2 km e 500 metri di salita si fanno 400 metri di slivello. Voi immaginate che pendenza che è questa salita. Mi piace solamente immaginare, è la pendenza del Green Pass. È su queste monete che si forma il crociato, domani è l'ennesima guerra alla clinica Sant'Anna della regione di Sant'Anna, a Caserta, con la bravissima Antonietta, che fa onore ai onori di casa, al suo presidente, e vengo a temprarmi su questa durissima salita. Sentiamo, ci sta il fresco, non già va più. Fa caldo, ma almeno si deve ristare nel fresco. Eccolo qui, quello dell'albero, bisogna superarlo. Eccolo qui, e mo devo staccare un attimo la ripresa perché se no non ce la faccio. Ecco qui l'albero che ho passato, significa che in inverno qui sopra non è venuto assolutamente più nessuno su questa montagna. Adesso io stesso che si superano, vedete? Siamo negli ultimi metri di questa impettata durissima. Gianluca viene e ha la pace, la forza per fronteggiare i demoni dal suo San Michele Arcangelo, patrono di Crociata Cattolica. Ecco qui, l'ultimo tratto durissimo, siamo quasi arrivati, comincia a avere la cima, ed è qua che si aiuta. I gradoni sempre più ripidi. Eccolo qui, qua venni pure il 25 dell'anno scorso, torno un anno di distanza, anche se sono già gennaio. Ed ecco qui, la grotta di San Michele siamo arrivati. Eccola qui, ecco qui. Guarda che meraviglia. Eccola qui. Ecco, entro adesso, mi cambio un attimo e mi riposo nella cabina di questo paradiso. Vi mando saluti, Presidente della Nazione di Crociata Cattolica. Amen. Allora, sto per entrare nella grotta di San Michele. Eccola qui, è aperta. Entriamo dentro. Eccolo qui. Entriamo dentro, vedete qua che meraviglia, vedete qua. Queste sono immagini straordinarie, straordinarie. Sono sull'eremo di San Michele. Vedete qua, eccolo qui. Qui è apparso San Michele, vedete qua che meraviglia. Vedete qua, eccolo qui. Eccolo la terrazza San Michele, vedete qua che meraviglia. Vedete qua che meraviglia. Eccolo qui. Mi metto in ginocchio per tutti i soci di Crociata Cattolica ai piedi del principe Miz Celeste. In questo momento di follia ti affido la conversione di Anna, Signore, della sua famiglia, ti affido la mia famiglia, ti affido tutti i soci, ti affido Christian che ha avuto il Covid, Luciano, la conversione di Luciano, Salvatore, Massimo, Mino, Carmela, Anna Chiara, Antonietta, Cristian, Maria Bonaria, Vera, Monica, Daniela, tutta la famiglia Ucar, Giuseppe, Antonio, Vilma, Manuela, Gabriella, Maria Laura, tutti quelli che si iscriveranno a Crociata Cattolica, Matteo con sua moglie e suo figlio, Daniele, Antonina, tutte le famiglie, tutte le nostre famiglie, tutte le persone che anche mi odiano e mi disprezzano e mi detestano profondamente. Tutte nel tuo cuore, San Michele, proteggici e salvaci in questa di follia collettiva.
Sante Michele Arcangelo, difende nostro imperio contro le iniquizie e le diavoli a sto presidio. In vei Deus, supplice pregano, tu che principe e semenizia, cele sana di osco spiso malignos, che perdizione animarum, per vagando rimmo divina virtù di inferno de trude. Amen. Tutti affido al tuo cuore, amorevole Signore. Vostre famiglie, tutte. Amen. Vedete qua che meraviglia questo posto, vedete? Qua praticamente tutta questa grotta è sacra. Vedete qui gli affreschi di San Michele qua. Gli affreschi, vedete qua che meraviglia, guarda qua. Ecco, qui sono gli affreschi degli apostoli, vedete qua che meraviglia, guarda. Guarda qua che meraviglia. Qua praticamente è la grotta l'insenatura, il buio, vedete qua. Sono in un posto meraviglioso, in un eremo, domenica 25 luglio 2021, proprio alla vigilia di Sant'Anna, l'anno scorso era il 26 luglio, in questo posto eccezionale. Guardate qua che meraviglia di posto, guardate qua. Che bacio per voi. Guardate qua. Con tutti quanti i defunti questo posto. Tutti i cari defunti lasciati qui. E do un bacio al principe Milizia Celeste, guardate qua che meraviglia. Che possa proteggerci da questo inferno in terra, San Michele. Tutti quanti. San Michele, ora pro nobis. Amen. Naturalmente prego anche per Maddalena Venera, per tutte le persone che faranno parte di Crociera Cattolica, ma sono uscito fuori. Mi sto godendo questo posto meraviglioso, vedete qua? Vedete qua? Quella è la salita durissima, quello è il tratto ripido che feci con il CAI nel 2010. Mo' hanno fatto le transenne, cioè, ma questo tratto è micidiale, vedete? Già si vede le cose, perché praticamente inizia dalla montagna sotto e praticamente affianca il costone della montagna, però, che sta qua sotto, vedete? Sotto praticamente l'erbano. È veramente micidiale sta salita, e come avete potuto vedere, vi mando un forte abbraccio a tutti da questa meraviglia, vedete qua questo paradiso naturale, dove mando un messaggio, mai arrendersi, mai, vede il rimbombo, mai, mai, amen. Allora, è quasi finita l'escursione, sto qui nell'ultimo lato in discesa, è stata bella tosta, come tosta il Green Pass, molto dura sia in salita che in discesa, anche se in discesa ho fatto con Anna Chiara, quindi mi sono un po' ho perso un po' tempo, mi sono un po' riposato, era molto dura. Ecco la Trenina Mobile che mi aspetta con i suoi quasi 380.000 km. Mi ha portato anche in coppa in questa montagna, quindi tutta questa bella saiuta oggi stiamo facendo un po' di frisch, quindi vi saluto, eccolo qua, 1 ora e 20, da qui ci ho messo più o meno 1 ora e 20 per stare sopra, una soglia durissima, avete visto il video. Veramente molto duro e molto affascinante. Eccolo qui. Una bella saiuta. Praticamente 402 metri di dislivello in salite e altrettanto in discesa. In 2 km e mezzo. Immaginate, ecco il mondo urbano di fronte a me. E vi saluto da questa meraviglia. Ave Maria. Benissimo, frutto il suo ventre, sti Santa Maria Madre di Dio, ora pro nobis peccatoribus nunc et ora mortis nostra. Gianluca Marto, presidente della Nazione Crociera Cattolica, vi saluto e suo ritorno a Benevento. Amen. Questo video è per i soci, Guardate, la macchina è in panne, sono le 17:24, sono da un'ora qui praticamente, è venuto a prendere mio padre, una persona si è fermata. Sto dicendo il rosario, vedete, questa è la testimonianza del presidente di un'associazione cattolica, di una persona che ha fede, sempre a pregare, sempre a dire che Cristo mi ama.
nonostante tutto questo praticamente, che poi non è niente, perché io mi ricordo quando mi rimasi a Bari con il mozzo e il cuscinetto bruciati, questo non è niente, per una macchina che amavo tantissimo, che ha quasi 400.000 km eccetera, questa è la testimonianza, io sto qui con il rosario a pregare in attesa del carro attrezzi, questo è per tutti quanti i soci, questa è la fede che bisogna avere, è quella che i preti hanno perso, sempre a ringraziare il Signore per sé, perché poteva andarmi anche peggio, Potevo anche andarmi molto peggio, molto molto peggio. Quindi ringraziamo il Signore e andiamo avanti praticamente. Mo stiamo appassionando il carro attrezzi per assistenza. Purtroppo il mio meccanico sta fuori Benevento. Comunque sono cose che fanno parte. Questa macchina già ha fatto da tantissimo e ringrazierò sempre il Signore per quello che ha fatto. Amen. Ecco, sono ritornato a casa, vedete la fede? Sono tornato a casa, ennesimo attacco del demonio, domani dovrò rimandare la veglia a Caserta, ci teniamo a farla la regione di Sant'Anna però. Allora, che è successo? Praticamente sono rimasto con il ciore scarico sulla statale, è venuto praticamente una macchina, si è fermata, erano i parenti del mio meccanico, hanno a chiamare, non sono riuscito a chiamarlo. Poi praticamente è venuta una macchina, ho messo in contatto mio padre è venuto con una solito atteggiamento, io stavo con il rosario in mano, ho detto due coroni rosari. Ha cominciato a inveire cose, c'era chi il rosario, ha detto quale grazie Dio, voglio dire che quando finisce sta storia di andare davanti agli ospedali, ecco. Ma scusa un secondo, papà. Ma questa macchina c'ha 400.000 che è, perciò non ti devi avventurare fuori, no, io andrò fuori. Non sapevo che c'avevo l'assistenza, una cosa mia erronea, un'assistenza cattolica, poi in macchina mi ha detto, cacciso, no, papà. Tu cacci, sono 5 anni che non mi dai soldi. E chi ti chiede i soldi? Sto contribuendo pure a casa. Non andare a comprare. E io sempre in silenzio. Sempre in silenzio, sempre con educazione, sempre con amore nei confronti di mio padre. Sempre. Lui sbraitava, visto rosare, visto rosare. Zitto, silenzio. Sono contento, ringrazio il Signore che mi ha dato occasione di rendere testimonianza. Oggi vedete come sto sereno. Vede come sono le idee. Oggi veramente è stata la giornata che io ringrazio Dio perché ho reso in pratica quello che dico in teoria. Grazie Signore Gesù, grazie che mi hai fatto rimanere in mezzo a una via nuova, sotto un ponte, grazie che mi hai fatto venire a prendere mio padre che mi ha bestemmiato, cose, cioè, grazie Signore Gesù perché mi ha reso l'ultimo degli ultimi, mi ha reso testimonianza. A un certo punto lui ha cominciato a inveire, i miei soci fanno la collettimo per la macchina, ecco, e viviamo, no, io sono il presidente dell'associazione di volontariato, chi vuole dall'offerta per permettere l'attività davanti agli ospedali. E lui cominciava così a inveire cose, cioè, ma tu vuoi campare così? Io mi affido al Signore, al mio previdente, io dipendo dai soci, io faccio tutte le cose legali, con un IBAN, con le cose, chi mi vuole aiutare mi aiuta. E ci sono le persone che credono in quello che sto facendo, vedete? Oggi è una giornata di grande grazia, San Michele mi ha fatto una grande grazia, perché mi ha reso la possibilità di testimoniare che cos'è l'amore di Dio. E lui mi diceva, è l'amore di Dio che ti ha fatto, certo, perché lì è con le croci che si manifesta, papà. E questo non lo dicono più i preti, che vanno a vaccinarsi, cose, cioè, questa è la grazia di Dio, questa è. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù, vedi? Oh, questa è. E finalmente ho dato la possibilità di vedere praticamente quello che teoricamente ho detto sempre, grazie Signore Gesù, e questo non è niente, io sono rimasto a piedi, a Bari, con il mozzo e il cuscinetto bruciati, queste, oh, andiamo avanti, amen, grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù, grazie, grazie, grazie.